Buongiorno, oggi fa tanto, tanto, tanto caldo e quindi prepariamo un piatto fresco, 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 fresco e profumato. Faremo una tartare di salmone con avocado, arancia, limone, basilico e prezzemolo. Abbiamo qui la nostra bella trancia di salmone, mi raccomando, buongiorno a tutti, che sia abbattuto. L'ho preso dalla mia cara amica che si trova ad Aprilia, la nostra pescheria di Anna e Bruno. E ho preso questo meraviglioso salmone, si scioglie in bocca per quanto è buono. Ok, quindi abbiamo abbattuto, mi raccomando, per fare il pesce crudo, il pesce deve essere abbattuto. Ecco la nostra trancia. Poi avremo dell'avocado. Abbiamo già preparato il nostro piatto con del songino, dei datterini colorati. Limone, arancia, olio extravergine, mi raccomando, quello più fresco, quello non filtrato, del pepe colorato, del pepe misto, basilico e prezzemolo. Ok, abbiamo preparato già il nostro coppapasta. Ciao Gio! Sto preparando una tartare di salmone. Oggi fa caldo, oggi non lavoro, oggi io sono a riposo, quindi mi posso dedicare ai miei video. Quindi prendiamo l'avocado, lo puliamo, l'ho tolta la scorza semplicemente, e faremo una dadolada. Eccolo qua. Perfetto. Ecco il nostro avocado. Benissimo. Come vedete è la maturazione giusta. Ecco qua. Andremo a fare una dadolata. Mi raccomando, l'avocado è delicatissimo, quindi la dorata è pronta. Lo possiamo posizionare sulla base. Grazie Gio, sei molto gentile. E questo rappresenterà la base della nostra tartare. Chiaramente lo dovremo condire un pochino, quindi metteremo un filo d'olio, un po' di sale e un po' di limone, quindi mettiamo un pochino di sale, un filino di olio, mi raccomando non lo condisco in una ciotola perché è delicatissimo l'avocado quando è maturo. Bisogna essere, se facciamo una dadolata, va toccato il meno possibile. Prendiamo il limone, prendiamo un po' di limone e ne metteremo un pochino. Così. Ciao Giulio. Ora procediamo con il nostro salmone. Mi raccomando, attenzione alle rische. Quindi togliamo anche la pelle. Ecco qua.
piatto molto veloce, quindi si prepara facilmente. Ora, io in questo momento lo sto preparando ora, però se avete la possibilità, preparatelo prima. Preparandolo prima, lo mettete in frigorifero, si insaporirà. Avrete modo e maniera di farlo insaporire. Abbiamo tolto anche la pelle e procediamo. Facciamo una dadolada con il nostro salmone. Anche il salmone è molto delicato, quindi non c'è bisogno di usare un coltello grande, troppo forte. Tagliatelo molto delicatamente. Vedete? Molto molto delicato. Procediamo. Mi raccomando, attenzione alle lische. Mettiamo una ciotolina. Eh sì, Giulio, fa proprio tanto caldo, però devo dire che io ho un bel venticello in cucina oggi. Non mi posso lamentare. Puliamo il nostro tagliere, il nostro coltellino, velocemente. Non dubito da voi. Tagliere e il nostro coltello, benissimo. Eccoci di nuovo qua. Bene. Metteremo il limone, mettiamo il nostro pepe. E lo lasciamo appena un pizzichino di sale, perché il pesce è già sapido di suo. Mettiamo un pochino di sale e lo possiamo lasciare a marinare. No, dimenticavo, cosa importante, ci metteremo la scorza del limone e la scorza dell'arancia. Darà un buon profumo, quella nota di sapore in più. Ecco. Anche un po' di colore, che non guasta. Ok, questo lo lasciamo qua. Poi prendiamo i nostri datterini colorati. Ok, faremo una piccola tartare anche con questi pomodori.
Vedete quanto è bella colorata? È uno spettacolo per gli occhi. Lo mettiamo nella nostra ciotolina. Dopodiché aggiungeremo del basilico. Il basilico si sposa perfettamente con il pesce, non sapete quanto. È adorabile il nostro basilico. Ecco qua. Abbiamo preso il nostro coltellino di... Sergio, non si dicono queste cose, aggiungiamo del basilico. Abbiamo messo i nostri datterini, il basilico, aggiungiamo del sale, l'olio extravergine e andiamo a girare. Ecco qua, quindi abbiamo fatto una dadolada di pomodorini. Abbiamo messo l'avocado con olio e limone. Ho capito che possino. La dadolada con olio e limone, la dadolada con la nostra dadolada con i pomodorini. L'avocado l'abbiamo già sistemato nel nostro coppapasta. Adesso mettiamo il nostro salmone. Mettiamo il salmone. Con il cucchiaio andrete a parare. Vedete, è un piatto molto veloce e di sicuro effetto. Se avete una cena estiva, lo potete preparare. E vi assicuro che farò il figurone. Mettiamo un po' di pepe anche sui nostri pomodorini, che ci sta bene, eh? Un pochino di pepe. E mettiamo sopra la nostra tartare. Ecco, perfetto. Foglioline di basilico, ci siamo quasi. La nostra arancia. Ciao Gianluca, grazie, sei molto gentile. La nostra arancia la uniremo al nostro piatto. Quindi, come vedete, abbiamo fatto tutto molto molto bene. Facciamo a fettine. E metteremo le nostre fettine di arancia sulla nostra insalatina. L'arancia condita è fantastica. Provatela anche solo, condite dell'arancia, mettete delle olivette e gustatela. È qualcosa di favoloso, ve lo posso assicurare. Termineremo il nostro piatto con un filo d'olio, extravergine sempre, e una polveratina di pepe e di scorza d'arancia, di limone e d'arancia. Bene, mettiamo un pochino di pepe sulla
con la nostra arancia. Perfetto. Un po' di scorza di limone che dà il nostro bel profumo. Consumati i limoni, gli agrumi fanno tanto bene. Ecco qua. E mettiamo il nostro filino di olio. Bene. Siamo pronti? Ciao Gennaro! Ecco qua. Beh, ecco qui. Ecco il mio pranzo oggi. Salutare, buonissimo, appetitoso e profumato. Quindi, vi ringrazio dell'attenzione, vi do un abbraccio forte a tutti quanti. Vi auguro una buona giornata e speriamo che il caldo si attenui un pochino, però è il suo periodo. Quindi, non ci lamentiamo. Grazie di tutto, di nuovo. Vi bacio, vi abbraccio alla prossima ricettina. Vi prometto altre ricette con il pesce crudo, anche i primi piatti, perché so che la pasta vi piace tanto, tanto, tanto. Grazie di tutto ancora e buona giornata.